Essere o non essere, questo è il nodo. Se sia più nobile nell'animo sopportare i sassi e i dardi di un'ingiusta fortuna, contro un mare di sciagure, prender l'armi e combattendole, disperderle. Morire, dormire, nulla più. E con un sonno dire che noi poniamo fine ai dolori del cuore e alle infinite miserie naturali che sono retaggio della carne. Questa è soluzione da accogliere a mani giunte. Morire, dormire, sognare forse, ma qui è l'intoppo. Quali sogni possono coglierci lungo quel sonno di morte, una volta disfatti dal nostro groviglio mortale, deve farci riflettere. Questa la remora che tanto prolunga la vita ai nostri tormenti. Chi vorrebbe, se no, sopportare le frustate e gli insulti del tempo, gli indugi della legge, il disprezzo dei grandi, i calci in faccia che il merito paziente riceve dai mediocri, quando di mano propria potrebbe saldare il suo conto con due dita di pugnale? Chi vorrebbe caricarsi di grossi fardelli, imprecando e sudando sotto tutto il peso di una vita stracca, se non vi fosse il timore di qualche cosa dopo la morte? La terra inesplorata dalla quale mai tornò alcun viaggiatore a sgomentare la nostra volontà, né a persuaderci di sopportare i nostri mali, anziché andare in cerca d'altri che non conosciamo. Così ci fa vigliacchi la coscienza. Così l'incarnato naturale della determinazione si scolora al cospetto del pallido pensiero. E così, imprese di grande importanza e rilievo vengono deviate dal loro naturale percorso e dell'azione perdono anche il nome.